Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Con la cerimonia del 14 luglio a Palazzo Lascaris, il Consiglio regionale ha conferito all'Arma dei Carabinieri il sigillo della Regione, massima onorificenza piemontese. Il riconoscimento è stato consegnato al Comandante Generale dei Carabinieri, Leonardo Gallitelli, dal Presidente del Consiglio regionale Mauro Laus e dal Presidente della Giunta Sergio Chiamparino. Umberto Rocca, Generale dell'Arma dei Carabinieri. Pensiamo tanto agli italiani. Pensiamo all'Italia perché abbiamo diritto adesso di avere i nostri nipoti che stiano bene. Vogliamo bene a questa nazione, come la vogliono bene molti italiani, e andiamo avanti a testa alta e guardare la nostra bandiera che sventola ed è lì, che è la bandiera più decorata di tutte le forze armate. Mauro Laus, Presidente del Consiglio regionale. All'Arma dei Carabinieri va riconosciuto il merito di aver saputo interpretare i cambiamenti della società, e a quel modello comportamentale la politica si deve ispirare per rompere il muro che sta tra i palazzi e il territorio. 2 miliardi di euro di investimenti che si riverseranno nei prossimi 7 anni sul territorio piemontese. Questa è l'entità dei fondi strutturali europei esaminati in seduta congiunta dalle commissioni prima, programmazione e politiche comunitarie, terza, attività produttive e sesta, cultura e istruzione. I programmi operativi sono stati illustrati dagli assessori De Santis e Pentenero. Vittorio Barazzotto, Presidente Prima Commissione. Questa è una delle partite più importanti che la Regione Piemonte vedrà e sarà chiamata a impegnarsi per i prossimi anni. Devo dire che anche il confronto tra maggioranza e minoranza è stato proficuo, quindi se il buongiorno si vede al mattino c'è da sperare che si possa veramente eseguire un buon lavoro. Claudia Porchietto, Vicepresidente Terza Commissione. Mi sembra che sostanzialmente gli assessori della Giunta Chiamparino abbiano confermato quella che era la programmazione che la Giunta Cotta aveva preparato. Credo che sia fondamentale in questo momento dare un'identità alle misure che il Piemonte metterà in campo nei prossimi 7 anni. Riunione anche per la seconda commissione, che ha ricevuto un'informativa dall'assessore alle politiche per la casa Ferrari e per iniziare l'esame del disegno di legge sul riordino delle agenzie territoriali per la casa. È online il numero 2 della rivista giuridica Il Piemonte delle Autonomie, promossa dal Consiglio regionale. Con il nuovo numero della pubblicazione prende avvio una serie di contributi incentrati sull'evoluzione amministrativa del Piemonte, illustrata seguendone lo sviluppo storico fino ai giorni nostri. Per gli appuntamenti segnaliamo che dopo Torino e Roccadebaldi nel Cuneese, l'edizione 2014 della rassegna teatrale Voci dei Luoghi prosegue con gli spettacoli del 1 agosto in provincia di Cuneo ad Alto, del 2 nel Vercellese a Boccioleto e del 3 nel Torinese a Coazze. Ed è tutto dal Consiglio regionale, a risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.